da voi la vostra risposta e affidarvi di questa risposta, perché in ultimo questo noi vogliamo poterci affidare al nostro sistema corpo-mente. Dobbiamo trovare, possiamo e vogliamo trovare un chiave, un supporto autentico con quello che siamo noi, quello che è il nostro sistema corpo-mente, neuromuscolo-scheletrico, come lo vogliamo chiamare. E questo vale di più, ancora di più nel Parkinson, ma vale nelle persone di tutti i giorni, vale nell'andare avanti nel tempo, negli anni, invecchiare, mantenendo un sistema. Quando parlo di sistema, parlo di corpo, parlo di mente, di sistema nervoso, ma di tutto quello che riguarda nella totale interezza la persona, che sia elastico. Quindi noi dobbiamo mantenere un'elasticità continua e questa elasticità la manteniamo anche attraverso una chiave di fiducia nella, quello che, nel, anche nell'incertezza e nella instabilità, che è un concetto che abbiamo introdotto l'altra volta perché è emerso, qualcuno l'ha chiesto, qualcuno ne ha parlato, forse proprio te, Luca, ma è una condizione che possiamo definire dinamicità, l'equilibrio. Noi siamo un sistema dinamico, il nostro equilibrio è un equilibrio dinamico. Nel momento in cui noi ci blocchiamo il sistema perché lo vogliamo controllare, non è sempre possibile, lo blocchiamo. Il controllo ci blocca o comunque ci chiude, ci ingabbia in qualche modo. Il controllo ci serve e può funzionare in molte situazioni. È una strategia, ma dobbiamo provare quello che un po' stiamo sperimentando in questo contesto, è mantenere anche una strategia di consapevolezza. La consapevolezza è un'attenzione che non è controllo, è un'attenzione che ci permette di correggere il tiro, correggere quindi la posizione del corpo, di correggere la reazione che possiamo avere a una determinata cosa mentre siamo in corso, mentre quell'azione sta avvenendo. Quindi ci richiede di sentire quello che stiamo facendo. Che cosa ne pensate? D'accordissimo, mi prendo la medicina, sennò mi inchiodo. Bravo. Riguardo alla seconda domanda, io sinceramente non ho problemi. E faccio anche dei corsi, ho dei corsi miei online che sono naturalmente a pagamento e che iniziano proprio questa settimana. Fermo restando che questo è uno spazio gestito da Andrea, dall'associazione, io non ho nulla in contrario se volete, però questo non sono io a deciderlo. Scusa, volevo dire su questo, Beatrice, che l'associazione è abituata a organizzare gli incontri, che siano di danza o che siano di altre attività, come yoga, teatro, eccetera, in maniera inclusiva. Quindi, diciamo, li apre anche a chi è esterno all'associazione, è un'occasione, diciamo, di incontro anche con tutti. Per cui, penso che sia bene che diciamo, le classi che facciamo il martedì con te siano aperte come tradizione di Parkinson. Mi piacerebbe che questo fosse un'opportunità di sperimentare un pochino con il metodo Feldenkrais, quindi che questo lavoro che stiamo facendo insieme possa essere poi diventare anche un progetto, cioè possa essere un progetto pilota di qualcosa che crei magari ce ne sono adesso, io non so se in Italia ci sono queste situazioni, sicuramente è la prima volta che facciamo che si fa questo esperimento online, quindi lo rende ancora più particolare. Però mi piacerebbe che questo possa essere un oggetto di studio e quindi che ciascuno di voi possa contribuire a questa esperienza per capire se effettivamente il metodo Feldenkrais può essere di aiuto.
Questo perché noi possiamo dare moltissima, possiamo arrivare a dare, diciamo, aiuto a tante persone nel mondo che hanno questa malattia e quindi in qualche modo essere dei pionieri in questo. Per cui vi chiederei di condividere con me quello che vi succede facendo la lezione, diciamo che immagino. Forse che andremo avanti un pochino con questo progetto, Andrea. Sì, Stiamo sicuramente. improvvisando. Io sono disponibile, lo faccio con molto piacere, però perché credo proprio nel valore di tutto quello che stiamo mettendo in gioco qui, ciascuno di noi. Però mi piacerebbe avere un feedback da parte vostra per rendere più strutturato questo lavoro e capire quali possono essere veramente gli esiti di questa cosa? Che Posso ne chiederti dite? una cosa prima che inizi? Magari se qualcuno ha delle cose da dire, puoi dare, non so, il tuo indirizzo. Ho sentito dei rumori, scusa, qualcuno ha qualcosa da dirmi? No, forse c'era un rumore di... Ma non capisco se sono io o sono. Adesso senti? Io ti sento, sì. Ok. Ok. No, no, tu l'unica cosa che devi fare è quando inizi metti in mute tutti i Sì, microfoni. certo. Oddio, ci siete? Non vedo più. Ok, Io sì. perfetto, Vedi scusate. tutti? Sì, puoi ripetere, Andrea, scusami. Devo dire che eventualmente possiamo trovare un modo perché ti mandiamo il feedback anche, non so, in email, come Certo. preferisci. In modo tale che anche diciamo fra una lezione e l'altra, se ci sono delle cose da comunicarti, se ti va di lasciare l'email, Assolutamente, perfetto. assolutamente. Diciamo che come idea, questo primo inizio di lezione, io farei un progetto che può su più ampia scala lavorare sul tema del camminare, che mi sembra un tema molto importante nel Parkinson. Bene, volete cominciare ad accomodarvi sul tappetino in modo che io possa riuscire a vedervi se è possibile e magari aggiustiamo un momento la telecamera? Io non vedo Sara, non vedo Filippa, Paola e mettici la faccia, non la vedo. Nemmeno Maria Pia, veramente, perché sei al buio. Se volete accendere la telecamera tutti quanti. Dovete abbassare, orientare la telecamera in basso, verso il pavimento, per essere sicuri che io vi veda. Ci sono delle altre condivisioni prima che io inizi la lezione rispetto alla lezione dell'altra volta o delle difficoltà che avete incontrato? No. Allora, vi sdraiate, vi prendete questo spazio sul pavimento, come dicevo, possibilmente anche comodi con una coperta. Se avete bisogno di un cuscinetto sotto la testa, per favore, per non avere la testa troppo bassa, prendetelo. E anche questo, ma non, magari adesso che ci strutturiamo un pochettino, cerchiamo di. Cerchiamo di. Capire di che cosa abbiamo bisogno come materiali. Quindi il cuscino adesso, quello che avete va bene, però poi dopo vi darò delle indicazioni un pochino più precise. Perfetto, Ivana, che c'hai? Degli asciugamani, un asciugamano piegato? È un No, è un cuscino, po' senti, rotondo. Sì, ti è un sento. cuscino comprato da Ikea. Allora, per oggi tenete quello che la prossima volta vi manderò qualcosa insomma, di più specifico. Vorrei che i cuscini fossero piatti o comunque che fosse anche degli asciugamani ripiegati uno sull'altro, che potete cambiare l'altezza dei cuscini. Però poi vi manderò sempre delle indicazioni precise. Intanto, chi ha la telecamera accesa la può inclinare verso di sé. Allora,
Ivana, ti vedo, Sara, non, adesso meglio, Francesco, non ti vedo, Luca, ti vedo, Carlotta, ti vedo, Anna Maria, sei molto scura come... Ti vedo bene, ma sei scura come immagine. Gianfranco, sei sdraiato a terra? Orienta un pochino di più la telecamera verso il pavimento. Valeria, va bene? Qualcuno è senza nome, ma va bene. Emanuela, un pochino più bassa l'iPad verso di te. Va bene, proviamo, andiamo. Li metto su muto. Non ci riesco, perché se no cade. Allora non fa niente. Magari per la prossima volta riusciamo ad organizzarci meglio. Bene. Cominciate, sdraiatevi sulla schiena e cominciate a sentire il contatto con il pavimento. Notate per favore le parti di voi che sono più presenti in questo contatto. Sentite l'appoggio del bacino. Notate se c'è uno spazio dietro la colonna lombare. E osservate se avete preferite tenere le gambe allungate o piegate, anche in questa fase di osservazione. Notate se cambia qualcosa con le gambe piegate o allungate nello spazio dietro la zona lombare. Se cambia qualcosa nell'appoggio della vostra schiena. Sentite l'appoggio della parte centrale della vostra schiena. Osservate come sono appoggiate le scapole. E che forma hanno sul pavimento? Sono piatte? Sentite più il bordo interno della scapola o la punta della scapola? O magari sentite una scapola appoggiata in un modo, un'altra, l'altra scapola appoggiata in un altro modo? Notate anche la lunghezza delle vostre braccia e come sono, se le mani sono appoggiate al pavimento o invece sono orientate più verso i lati del corpo o magari verso il soffitto. Notate anche la distanza tra la punta delle spalle e il pavimento. E poi sentite quanto spazio c'è dietro al vostro collo? Che sensazione avete del collo in generale? E notate come appoggia la testa sul pavimento o sul supporto. L'appoggio della testa lo sentite come scendere indietro rispetto al corpo, come se spingesse un pochettino indietro? O magari invece avete la sensazione che sia un pochino spinta verso il soffitto la testa. Notate questa distanza tra il vostro mento e il vostro torace, il vostro sterno. E poi piegate le ginocchia, mettete i piedi in appoggio. E cominciate un po' di volte a inspirare, cercando di espandere il torace senza però spingere da nessuna parte. Quindi inspirate e gonfiate il torace e espirandolo lasciate sgonfiare in maniera naturale. Le vostre gambe sono piegate, i piedi sono appoggiati a terra.
Inspirate, gonfiate il torace, sentite in che direzione si muove il torace e espirando poi lasciate di nuovo scendere il torace e sgonfiarlo naturalmente. Notate se state inspirando con il naso o con la bocca. E provate un momento a cambiare la modalità. Se inspirate con il naso, fatelo con la bocca e lo stesso continuate ad espirare come invece vi viene naturale di fare. Notate che cosa cambia nel movimento delle costole, nel movimento del torace, se cambia qualcosa. Quando cambia l'accesso dell'aria. E lasciate andare. E la prossima volta provate ad inspirare mandando l'aria nella vostra pancia. È un'intenzione, è un'idea di movimento. Sentite se effettivamente può andare lì facilmente. Sentite se potete gonfiare la pancia quando inspirate e lasciare che la pancia si sgonfi naturalmente quando espirate. Un po' di volte, senza forzare. Notate anche se quando mandate l'aria in questo modo, sentite che c'è un movimento anche nella, non solo nella pancia, non solo nei muscoli, ma anche nelle vertebre un pochettino, nel bacino, nella parte più profonda della vostra struttura. Lasciate andare tutto un momento, notate come state respirando in maniera naturale. Allungate la gamba sinistra lasciando solo la gamba destra piegata. Ora cominciate un piccolo movimento, premete con il piede destro e iniziate a rotolare lentamente il bacino verso sinistra. E cominciate e sentite come fate questo movimento. Andate nel movimento e tornate indietro. Ok. Ognuno di voi lo fa in una maniera diversa, che è molto interessante perché abbiamo la possibilità di vedere tante variazioni diverse. Le proviamo un pochettino tutte insieme. Fermatevi un momento al centro. Allora, questa volta lasciate il bacino fermo e muovete semplicemente un pochino il ginocchio a destra e a sinistra, spostando delicatamente il peso sul piede destro, un pochino a destra e a sinistra. Più lentamente, per favore. È piccolo il movimento. Sentite come questo movimento muove la vostra anca destra. Sentite che cosa succede all'anca destra. E nel momento in cui il ginocchio si muove e la gamba si muove, qua, in che momento cominciate a sentire che il bacino viene minimamente impegnato nel movimento? State respirando? Ricordatevi che il respiro deve essere fluido sullo sfondo, libero, sempre continuo e possibilmente calmo. Ora fermate il ginocchio, riposate la gamba un momento, giusto per lasciare andare a terra, sentite com'è, senza fare dei grandi movimenti, senza fare dei grandi movimenti, se è possibile. Quindi riposate con la gamba e poi la ripiegate di nuovo, mettete il piede in appoggio. Ora, questa volta, sempre con la gamba sinistra distesa, solo la destra è piegata, premete con il piede piatto sul pavimento, come se voleste spingere il pavimento giù e sentite che cosa succede. E poi lasciate andare. Premete un pochino e lasciate andare. Sentite che cosa succede in voi quando premete con il piede.
E sentite se potete fare questo movimento in modo da non bloccare il respiro. C'è una risposta nell'anca destra, nel lato destro del bacino, di sollevarsi un pochino? Bene. Adesso premete con meno forza il pavimento. Sentite il momento in cui il bacino comincia a volere sollevarsi da terra e continuate ad accompagnare questo movimento per rotolare il bacino verso sinistra, un pochettino, e poi tornate indietro. Ok, quindi premete con il piede, sentite che la risposta nell'anca, nel bacino, rotolate, accompagnate questo movimento di rotolamento del bacino a sinistra, rilassate e tornate indietro. Il ginocchio destro rimane verso il soffitto, anche se si inclina un pochino verso sinistra. Quindi sentite questa direzione in cui naturalmente la gamba vuole andare. E notate com'è diverso il movimento adesso. Se usate la gamba più come una leva meccanica per rotolare il bacino verso sinistra, e diminuite lo sforzo, potete sentire che il movimento comincia ad attraversare tutto quanto il vostro corpo. Comincia a viaggiare lungo la colonna, nel torace, nel tronco, e a direzionarsi in qualche modo verso la vostra spalla sinistra. Sentite com'è questo movimento e poi per favore tornate al centro e fate una pausa allungando la gamba destra, se volete, o piegando la sinistra se state più comodi. Quindi abbiamo detto che la regola numero uno è la comodità. Se non c'è la comodità, il nostro cervello e il nostro sistema nervoso andranno a percepire le scomodità, andranno a percepire gli sforzi. Per questo vogliamo abbassare in qualche modo, in maniera generale e uniforme, il nostro tono muscolare, l'attività del tono muscolare, che non vuol dire essere passivi o rilassati o amorfi, vuol dire ridistribuire il lavoro in tutto quanto il corpo. Piegate di nuovo la gamba destra, allungate la gamba sinistra e questa volta fate questo movimento di rotolare il bacino di nuovo verso sinistra, ma andate a cercare la direzione verso la scapola sinistra. Quindi andate a rotolare il bacino, premete con il piede, rotolate il bacino e sentite che cosa succede alla scapola sinistra, alla spalla sinistra, come se voleste arrivare ad agganciare, a sentire in maniera chiara e precisa la vostra scapola nel contatto con il pavimento e poi ritornate indietro. Vi chiedo per favore di non muovere tutte e due le spalle, è il bacino che ruota. Ok? Quindi la spalla destra, anche se cambia la sua posizione, si stacca un pochettino da terra. Sentite che cosa succede alla spalla destra. Si stacca da terra, si alleggerisce sul pavimento, però rimane lì. Non ve la trascinate verso sinistra. Non ruotate con tutto il corpo a sinistra. Rimanete comunque sulla schiena. E fate questo movimento con leggerezza. Cercate la leggerezza, la direzione. Lasciate la spalla destra verso il pavimento. Tornate e il ginocchio destro verso il soffitto. Spalla destra al pavimento e ginocchio destro verso il soffitto. E poi tornate. Allungate la gamba. O piegate la sinistra per riposare ancora una volta sulla schiena. E notate se questi movimenti, quindi siete in posizione di riposo se volete, notate se questi movimenti hanno prodotto una differenza nel vostro contatto con il pavimento.
sentite che c'è un lato del bacino, una gamba appoggia in maniera diversa dall'altra? Mm-hmm. Magari potete notare anche che c'è una differenza nei due lati del torace, nell'appoggio tra le due scapole. E per ciascuno questa differenza può essere diversa. Il modo in cui percepiamo noi stessi non è uguale per tutti. L'importante è che più attiviamo questi canali percettivi, più creeremo in realtà una situazione che è simile tra tutti noi, perché ci riporta a quella organizzazione naturale che fa parte della nostra specie di esseri umani, che la nostra specie ha sviluppato nell'arco dell'evoluzione. Piegate la gamba sinistra e allungate la gamba destra. E cominciate a rotolare il bacino verso destra questa volta, nel modo in cui avete imparato dall'altra parte. Sentite però com'è quest'altro lato. Quindi il piede sinistro in appoggio, il ginocchio. Iniziate da un piccolo movimento, iniziate a muovere il ginocchio, la gamba sinistra verso l'interno e verso l'esterno, in modo da sentire l'anca che si muove. E poi continuate, fermate la gamba al centro, premete con il piede destro sul pavimento e cominciate a rotolare, a sentire che la natica, scusate, il piede è il sinistro sul pavimento, che la natica sinistra si stacca un pochettino da terra, il lato sinistro del bacino si staccano da terra, accompagnate il bacino a rotolare verso destra. E poi tornate indietro. E notate se la vostra gamba destra, cioè la gamba distesa, in qualche modo vi sta creando un ostacolo al movimento o vi permette di accompagnare il movimento di rotazione verso destra. E in che modo state tenendo la vostra gamba destra? Sentite che è un po' rigida, che si sta puntellando sul pavimento, o potete lasciare invece che la gamba ruoti verso destra, permettendo al piede destro di ruotare insieme a tutta quanta la gamba. Quindi le due anche sono entrambe mobili e il bacino si muove sulle due anche. Stiamo agganciando il nostro scheletro. Sentite com'è il movimento da quest'altra parte. Tornate al centro, riposate ancora una volta. Riposate con le gambe distese o con le gambe piegate. Continuerò a dirlo e aggiungo anche che se avete bisogno di cambiare la posizione di riposo perché stare sulla schiena vi diventa scomodo, giratevi su un fianco se volete per riposare, poi tornate sulla schiena. Adesso, se notate un momento com'è il vostro respiro, e poi ritornate di nuovo sulla schiena con la gamba sinistra piegata, la gamba destra distesa. E rotolate di nuovo il bacino, questa volta cercando di chiarire la direzione verso la spalla, la vostra spalla destra, lasciando il lato sinistro del torace, il braccio sinistro a terra, la spalla sinistra cambia la sua posizione ma non si solleva, diciamo, non state ruotando verso destra, non vi state girando verso destra, in realtà state ruotando verso destra, perché la colonna fa una rotazione, un movimento di rotazione. Notate come la scapola destra si appoggia sul pavimento. Andate e tornate nel movimento. E sentite
in quali parti di voi potete lasciare andare lo sforzo? Potete rilassare la bocca, la mandibola? Come state respirando? Tornate al centro, riposate di nuovo un momento. E riposate, se avete bisogno di cambiare la posizione, fatelo. E poi di nuovo tornate sulla schiena, piegate le gambe, mettete i piedi in appoggio. E questa volta andate a incrociare le braccia sul petto, portando la mano destra verso la spalla sinistra, da sopra, verso la punta della spalla. La mano sinistra invece la mettete sotto l'ascella destra e va a prendere il lato destro delle costole. Sentite che sta proprio sotto l'ascella, sulle costole, sul torace. Quasi sente con la punta delle dita la scapola destra. Cominciate delicatamente, le gambe sono piegate, i piedi in appoggio, con l'aiuto della mano sinistra, rotolare un pochettino il torace verso sinistra. Ok? Quindi la mano, braccio destro incrociato sopra, braccio sinistro incrociato sotto. Con la mano sinistra accompagnate il torace a rotolare verso sinistra e tornate al centro. Notate se potete farlo respirando in maniera libera. E sentite che cosa fa la testa, che cosa fanno le spalle e cosa fa il bacino e le gambe. Osservate come state organizzando questo movimento. State rotolando solo la parte superiore del busto, solo la parte superiore del tronco, le spalle, il torace. O state rotolando anche con il bacino e con le gambe. Notate qual è la vostra preferenza o la vostra abitudine. Bene, tornate al centro, sciogliete un momento le braccia, riposatele, cercate di sentire, di assicurarvi che non avete sforzato. E poi cambiate l'incrocio delle braccia. Quindi questa volta il braccio sinistro passa sopra al destro e prende la spalla destra da sopra e la mano destra invece passa quasi sotto l'ascella sinistra e prende delicatamente il lato sinistro del torace. E questa volta con l'aiuto del braccio destro iniziate a rotolare un pochettino il torace, le spalle, verso la vostra destra e notate cos'è che segue nel movimento. Sentite se potete ridurre lo sforzo e notate con cosa state, che cosa guida il vostro movimento. Sono le spalle, il torace a guidare il movimento, sono le gambe, il bacino a guidare o a seguire e che cosa fa la vostra testa. Vi state muovendo un po' come se foste un unico blocco o vi state muovendo invece in maniera un po' differenziata tra le varie parti? Cercate di evitare lo sforzo. All'inizio può essere difficile mobilizzare il torace in questa maniera,
perché è totalmente inabituale. Però quando riducete lo sforzo e avete la possibilità di uscire un pochino fuori della vostra abitudine e magari poter trovare, lasciare che delle nuove abitudini, delle nuove strade emergano da voi stessi. Lasciate andare tutto un momento. Notate se è cambiato, si sta cambiando qualcosa nel vostro contatto con il pavimento. E di nuovo piegate le gambe, mettete i piedi in appoggio. E questa volta incrociate le braccia sul petto in una delle due modalità, quella che preferite. Ricordatevela però perché dopo vi chiederò di cambiarla. Un braccio sopra, un braccio sotto, la modalità che preferite. Cominciate a rotolare le spalle e il torace andando un pochettino nelle due direzioni, a destra e a sinistra. Quindi rotolate con le spalle, con il torace a destra e a sinistra e notate se per favore potete ridurre un pochino il movimento nel bacino e nelle gambe. Non bloccarle completamente, però cercare di ridurre il movimento nella parte bassa del vostro corpo per cercare di sentire che veramente che il movimento sia fatto nella parte del torace. Inizi comunque dal torace. E se il movimento è più piccolo, va benissimo. Provate a vedere quanto potete fare muovendo, tra virgolette, solo il busto, solo la parte alta del busto. E che cosa fa la vostra testa? Fermatevi un pochino con il bacino e notate se la testa si muove insieme alle spalle, insieme al torace, oppure rimane ferma al centro, oppure va nella direzione opposta. Tornate al centro, riposate un momento, per favore. Sentite il contatto con il pavimento. Sentite se in qualche modo il centro della vostra schiena, soprattutto nella parte tra le scapole, è più in appoggio con il pavimento. La sentite un po' più piatta, è più presente nel contatto. E di nuovo piegate le gambe, mettete i piedi in appoggio, incrociate ancora una volta le braccia sul petto e andate a come nello stesso modo di prima, non cambiate l'incrocio, lo stesso modo di prima, un braccio passa sopra la spalla opposta e l'altro passa da sotto l'ascella. Le braccia sono morbidamente intrecciate, non spingono, non tirano e non si aggrappano. Sentite questa morbidezza. Allo stesso tempo però aiutano il movimento. Questa volta tornate a muovere il torace e le spalle a destra e a sinistra come facevate prima e per favore cominciate a muovere, fate un movimento più piccolo e muovete la testa in opposizione alle spalle. Quindi quando le spalle ruotano a destra, la testa ruoterà verso sinistra, quindi verso la spalla sinistra. Quando le spalle ruotano verso sinistra, la testa girerà verso la spalla destra. E notate come potete rendere questo movimento facile, piacevole e senza sforzo.
come state respirando nel movimento. Potete rendere questo movimento piacevole. Sentite che mano a mano che riducete lo sforzo, il movimento diventa, può diventare quasi una sensazione di massaggio, di automassaggio, di veramente c'è una piacevolezza in questo girare la testa in opposizione alle spalle, coordinare il movimento alla base del collo. Tornate di nuovo al centro. Sciogliete di nuovo la posizione. E ancora una volta andate a notare il contatto con il pavimento. Sentite che cosa è cambiato nel contatto. Com'è il vostro respiro? Piegate di nuovo le ginocchia, mettete i piedi in appoggio. E andate a cambiare l'incrocio delle braccia sul petto. E di nuovo andate a rotolare con l'aiuto delle braccia, il torace a destra e a sinistra. E notate che cosa fa la testa naturalmente. È possibile lasciare separare, differenziare un pochino di più la parte alta del busto dalla parte bassa? Quindi che cosa succede se lasciate il bacino e le gambe più fermi sul pavimento? Rotolate la testa a destra e a sinistra. Cominciate a mandare invece la testa in opposizione alle spalle. Coordinate questo movimento in modo da rendere il movimento piacevole, da ridurre lo sforzo. Attenzione a muovere dalle spalle e dal torace, cercando di lasciare il più possibile le gambe al soffitto e il bacino anche al pavimento. Questo non vuol dire che non si muovano, ma stiamo cercando di creare movimento nel torace in questo momento. E ovviamente c'è una connessione al bacino. Stiamo un pochino differenziando. Bene, tornate al centro, allungate tutto. Notate il vostro contatto con il pavimento. E di nuovo piegate le gambe, mettete i piedi in appoggio. E incrociate la gamba destra sopra la gamba sinistra. È possibile fare questo movimento di accavallare la gamba destra sulla gamba sinistra? Benissimo. E cominciate con un piccolissimo movimento ad inclinare le ginocchia al pavimento verso destra e poi le riportate al centro. Le gambe vanno un pochino verso destra e poi ritornano al centro. E sentite questo movimento di rotazione che parte dalle gambe, che ovviamente parte
arriva al centro del corpo, il bacino, al bacino, e dal bacino si trasmette attraverso la colonna e al resto di voi, al torace. Sentite come vi attraversa questo movimento. Riuscite a percepire che la testa viene coinvolta nel movimento? Viene tirata in qualche modo? Sentite come si allunga tutto il lato sinistro e cercate di farlo in maniera elastica, di non tirare, di non forzare. Tornate al centro, cambiate l'incrocio delle gambe. Inclinate la gamba sinistra, scusate, le gambe verso sinistra e le riportate al centro, cercando di non arrivare al limite del movimento. Quello che vorrei è che il ritorno del movimento fosse uguale all'andata, quindi fosse uguale come fluidità di movimento, come intensità di sforzo. Quindi andate e tornate. Non entrate in una posizione di torsione, ma rimanete nel movimento, nell'andare e nel tornare. Altrimenti diamo un messaggio diverso. Diamo il messaggio di stirare, di strecciare, che lavora su dei canali diversi rispetto a quello sul quale stiamo lavorando oggi, sull'immagine del nostro corpo, la nostra autoimmagine, quella che vogliamo chiarire sulla nostra corteccia sensomotoria. Torniamo al centro, tornate al centro, disincrociate le gambe e ancora una volta sentite come state in appoggio sulla schiena. E notate un momento com'è il vostro contatto con il pavimento. Sentite per favore la lunghezza delle gambe, il peso delle vostre gambe a terra, il peso del bacino, il contatto di tutta la vostra schiena. Sentite l'appoggio delle scapole, la lunghezza delle vostre braccia. E iniziate a pensare alla posizione dei vostri piedi. Dove sono i vostri piedi? Pensate un momento al piede destro e sentite dall'interno, gli occhi sono chiusi per favore, mantenete gli occhi chiusi, pensate alla posizione del vostro piede destro e se volete potete piegare le gambe o tenerle distese come siete più comodi. Intrecciate le mani e le mettete dietro la testa, proprio dietro la nuca, in modo che la testa sia comodamente appoggiata nelle vostre mani. Sollevate con l'aiuto delle braccia un pochettino la testa, portando i gomiti davanti verso il soffitto. Sentite se potete ridurre qualsiasi sforzo nel sollevare la testa. Ora vi chiedo comunque di farlo, tornate con la testa giù piegando le gambe. Vorrei che riduceste il più possibile la tensione nella zona lombare. Se c'è tensione, vorrei che la riduceste il più possibile. Quindi, con l'aiuto delle braccia, sollevate un pochino la testa, senza dover fare nessun esercizio particolare. Gli occhi sono chiusi. Pensate al vostro piede destro.
E riportate la testa giù, lo fate con leggerezza, lo fate in accordo con il vostro respiro. E la prossima volta che sollevate la testa con l'aiuto delle braccia, andate per favore a guardare con gli occhi chiusi. Cercate di guardare il vostro ginocchio destro e in qualche modo di collocare nel vostro campo visivo il piede destro. Ma il vostro campo visivo è chiuso perché avete gli occhi chiusi. Fatelo con questa intenzione. Sollevate la testa, orientate lo sguardo verso il ginocchio destro e il piede destro, delicatamente, e ritornate poi giù. Non ci deve essere sforzo. Se anche non sollevate la testa perché la testa pesa troppo, non c'è problema, fate la stessa azione. Il vostro cervello saprà riconoscere l'intenzione. Tornate giù. Un'ultima volta, cercate la facilità del movimento. E questa volta lo fate però con la gamba destra distesa, solo la sinistra piegata. La gamba destra distesa, sollevate la testa, gli occhi sono chiusi, organizzate la testa e lo sguardo per guardare il vostro piede destro. E sentite com'è. Sentite se qualcosa clicca dentro di voi e vi dice, effettivamente lo state percependo, lo state vedendo con il vostro cervello. Tornate indietro, riposate, sciogliete la posizione delle braccia e di nuovo allungate le gambe per riposare un momento e notate la differenza nella percezione, nella sensazione, nella vostra percezione del piede destro e del piede sinistro. C'è una chiarezza diversa nel collocare, nel sentire, nel vedere dall'interno il vostro piede destro. Piegate di nuovo le gambe, mettete i piedi in appoggio e intrecciate di nuovo le mani dietro la testa. Senza sforzo, con delicatezza, sollevate la testa con l'aiuto delle braccia, i gomiti vengono in avanti un pochino, verso il soffitto in avanti, e andate a guardare con gli occhi chiusi il vostro ginocchio sinistro, e cercate di collocare anche il vostro piede sinistro e tornate indietro. E prendetevi il tempo necessario per elaborare la ricerca di un canale interno per trovare, collocare il vostro ginocchio sinistro, il vostro piede sinistro ad occhi chiusi, guardandolo ad occhi chiusi. Ogni volta che sollevate la testa, per favore, cercate anche di fare attenzione a non interrompere la fluidità del vostro respiro. Tornate un momento al centro, allungate la gamba sinistra, riposate un momento se avete bisogno. E la prossima volta che tornate al movimento, tornate a intrecciare le mani dietro la testa, portare i gomiti in avanti, sollevare i gomiti verso il soffitto in avanti un pochettino e orientare lo sguardo verso il vostro piede sinistro. La gamba sinistra è distesa questa volta. Quindi con gli occhi chiusi,
andate a guardare il vostro piede sinistro. Andatelo a cercare. Notate come organizzate la testa, la posizione della testa per andare a guardare il piede sinistro con gli occhi chiusi. E riducete lo sforzo il più possibile in modo da sentire chiaramente che state trovando una strada interna, che il vostro cervello sta vedendo il vostro piede. È una sensazione. Cercate di distinguere questa sensazione o un'altra sensazione. Che cosa emerge quando fate questa azione di guardare ad occhi chiusi il vostro piede sinistro? Tornate per favore al centro, lasciate andare tutto e riposate completamente al pavimento. E potete riposare con le gambe piegate o distese. Potete riposare, se è possibile, un momento sulla schiena per sentire che cosa, com'è il vostro contatto con il pavimento adesso. Che cosa è cambiato dall'inizio della lezione? Le parti di voi che sono presenti, che sono, si sono risvegliate nella vostra immagine interna, quindi nel contatto con il pavimento, ma anche più proprio presenti nella visione di voi, nella percezione di voi. Lentamente piegate le gambe, mettete i piedi in appoggio, cominciate un pochino ad inclinare le gambe a destra e a sinistra per prepararvi a venire in piedi. E questo passaggio da una posizione all'altra, questo cambiamento di posizione, è parte del lavoro che state facendo. Quindi continuate a mantenere l'attenzione su come vi spostate e su come potete spostarvi da una posizione all'altra per venire sul fianco e lentamente poi rotolare a sedere. In maniera da mantenere una qualità di attenzione e una qualità di movimento. Quando siete pronti, volete venire in piedi, potete venire in piedi. Se volete rimanere seduti ancora un momento, lo potete fare. Quando siete in piedi, sentite com'è. Se è cambiato qualcosa anche nel vostro stare in piedi e che cosa è cambiato. E io in questo momento vi libererò i microfoni, quindi toglierò il bavaglio dal vostro microfono, per cui se ci sono delle sensazioni, delle qualcosa che emerge mentre vi sentite, che volete dire, lo potete fare. Scusate, non vi siete tutti un momento solo, eh? Tutti sono. Qualcuno ha ancora il microfono?
perché bisogna premere unmute yourself. Ah, ok. Posso? Sì, sì, certo. Allora, quando faccio una panoramica veloce, perché questa è la prima volta che partecipo a una sua lezione. Sì. La prima sensazione che ho avuto all'inizio, quando ci siamo sdraiati, è di avere avuto un arco tra i lombi, diciamo, e la schiena. E l'altro, sì, schiena. Nella zona lombare, diciamo. E poi, tra l'altro, io ho avuto anche un problema, sono stata operata anche di ernia, quindi per me la schiena è un punto drammatico. Tra l'altro, proprio alle 4 alle 5, quindi bassa. Dopo nell'esercizio sento che piano piano si stava appiattendo, quindi è arrivata, ora non so percepire la distanza fisica, però era molto molto ridotta rispetto a quella di prima di partenza. Giusto. Mi sono proprio appiattita, ho sentito anche le scapole che si stavano schiacciando sul terreno, sul pavimento. E quando mi sono alzata in piedi ho sentito le piante dei piedi ferme, piantate come se fosse per terra. Non ho avuto quella sensazione di sbandamento, comunque di disequilibrio che avevo, magari se avessi fatto una cosa da sola, ecco. Com'è stata questa sensazione per bella. Te, Valeria? Bella? Bella, bella. No, più che altro di stabilità. Di stabilità, bene. Sì, esattamente. Grazie. Grazie a te, grazie mille. Ci sono altre cose? Posso dire? Sì, posso. Chi è? Aspetta. Aspetta. Non riesco a vederti. Non mi vedi? No, ti vedo, ma ecco, sì, eccoti, perfetto. Non c'è il tuo nome, me lo puoi ripetere, per favore? Teresa. Teresa, vai Teresa. A me è venuta la nausea. Mm-hmm. Ho avuto a un certo punto tanta difficoltà perché mi sentivo... insomma, ecco, avevo questo. Allora, questo purtroppo è una reazione naturale che avviene... nel momento in cui si va a sbloccare un pochino la cervicale. Sbloccare non è una parola che mi piace, però nel momento in cui la rimetti in movimento, poiché molte persone soffrono di cervicale anche quando non lo sanno, però ovviamente il problema è che la testa, soprattutto in generale, la nostra vita moderna, tendiamo a tenerla molto ferma. Tenerla ferma, poi abbiamo uno schermo, adesso più che mai siamo tutti davanti allo schermo e quindi questa rigidità che si crea ovviamente ci comporta una perdita della mobilità da una parte all'altra. La lezione di oggi aveva un titolo proprio anche quello di liberare le spalle e il collo. Nel momento in cui si comincia a lavorare su queste parti, la tua reazione è una reazione molto normale. Quello che succede, che io ho potuto verificare nella mia esperienza di lavoro, abbastanza lunga ormai, è che passa. A volte anche quando è molto violenta, può succedere anche in maniera molto violenta. Ho avuto persone in classe che hanno dovuto fermarsi con giramenti forti, a prescindere dall'età, a prescindere dalla condizione fisica in cui si trovano. E succede. Però quello poi passa nel tempo, man mano che si continua ad andare avanti nel lavoro, passa nella dopo la lezione, ecco. Non è una condizione che deve rimanere dopo la lezione, non è una condizione permanente. Se c'è una reazione di questo tipo, cioè se c'è una condizione permanente di giramento di testa, quello va ovviamente segnalato al medico. È segnalato anche all'insegnante, comunque sappiamo che in questo momento non può lavorare la persona perché c'è un problema diverso che ha a che fare poi con gli organi dell'equilibrio, insomma sono problemi diversi. Questa reazione è abbastanza naturale, normale che succeda e passa anche abbastanza in fretta. Grazie. L'hai ancora o ti è passata? No, sto meglio. Sto ok, meglio. Però io... Grazie. Mi sentite? Chi parla? Ditemi un nome. Ivana. Ecco Ivana, ciao. Sì. Io volevo dire che adesso, io sono 13 anni che ho il Parkinson, quindi sono abbastanza rigida e molto legata. E devo dire che adesso ho una sensazione di un corpo sciolto, che non è che mi capita molto spesso. E devo dire che è una bella sensazione. E devo dire che questa lezione è stata molto... molto interessante. Sto bene, in questo momento sto veramente bene.
Che bello, sono felicissima di sentirtelo dire. Grazie, grazie mille. Beh, mi sarebbe adesso poi lascio la parola a chi altro, se c'è qualcun altro lo vuole prendere. Mi sarebbe di grande aiuto che in questo momento a fine lezione riscriveste la sensazione. Quindi oggi è la lezione numero 2, così che io sto tenendo terrò un diario di questo lavoro per documentarlo. Per ai fini scientifici, per quello che può essere un lavoro empirico, quindi esperienziale, ma ha assolutamente una valenza. Quindi mi piacerebbe che anche voi vi segnaste dopo la lezione qual è la sensazione immediata, che cosa vi ha colpito di più di quella cosa. Oggi ho inserito un qualcosa che non so come è stato per voi quello di introdurre questo concetto del vedere con il cervello, non so se ha avuto un effetto, se in qualche modo avete percepito una risposta in quel momento in cui io vi ho fatto questa domanda, vi ho chiesto di portare quell'attenzione. È abbastanza, diciamo, non è una cosa così immediata, è abbastanza... può essere una sfida fare una domanda del genere, però vi ho sentito abbastanza dentro nella lezione per poter osare una domanda tanto, insomma, profonda. Perché chi fa Reiki è più predisposto. Scusami, che dicevi Andrea? Per chi pratica Reiki è più predisposto a sta cosa, la sente di più. Tutti quelli che praticano, fanno un lavoro che utilizzano dei canali percettivi, energetici, hanno un'immediatezza maggiore, ma questo è quello che vogliamo creare. Noi vogliamo creare una risposta più immediata tra il cervello, il sistema nervoso, i muscoli, le articolazioni, cioè, e la nostra intenzione soprattutto. Quindi mi piacerebbe, ecco, sapere anche se sono 12 anni che faccio yoga e quindi, diciamo, so l'importanza sia della respirazione, di so, insomma, che quanto fa bene al nostro corpo queste attività. Ottimo, benissimo. Poi però chi è che vuole dire qualcosa? C'è qualcuno? Io ho avuto una piacevolissima sensazione di rilassamento molto forte, differentemente dalle lezioni, per esempio, di Pilates, eccetera, in cui comunque c'è lo stretching e c'è la contrazione, però il rilassamento in assoluto non c'è. Invece qui ho trovato la piacevolezza di fare lo sforzo leggerissimo, sprofondando in un rilassamento. Io sento delle origini, il fatto che non usiamo il tono del tremore vuol dire proprio che occhi chiusi, le visualizzazioni. Luca, puoi ripetere quest'ultima cosa che hai detto del rilassamento e poi quest'ultime due frasi che hai detto, perché non le ho sentite bene, mi sembra interessante, c'erano delle cose che... Nel senso che è stato bellissimo riuscire a rilassarsi contemporaneamente a fare il leggero sforzo che ci hai chiesto. Mm-hmm. E io ho percepito con gli occhi chiusi, quindi questa sensazione anche di estraneamento e di visualizzazione nello spazio che dicevamo prima, di istruzioni teoriche, quindi fai uno sforzo di un'astrazione a creare la tua spazialità intorno. È la prima volta che ho fatto, ma anche l'altra volta un pochino, forse la seconda perché già mi era capitato l'altra volta, di rilassarmi quasi completamente contemporaneamente al lavoro mentale di creazione di un ambiente, anche il lavoro muscolare. Certo, esattamente. Quindi, proprio questa discrasia tra il rilassamento, che per me è anomalo proprio rilassarmi mentre sto facendo un compito. La prima volta che ho fatto un compito, rilassato. Bene, questo io penso che sia una cosa molto importante, perché questo poi è il tipo è quello che noi poi vogliamo portare nella vita, no? Cioè che si possa lavorare e quindi fare uno sforzo, ma in maniera con questa modalità. Quindi lo sforzo non è che non c'è, perché il lavoro dei muscoli c'è. Ovviamente non lavoriamo sul sistema muscolare in maniera diretta, lavoriamo sul sistema muscolare in maniera indiretta, cioè lo prendiamo dall'origine, dallo schema motorio, dal comando. Quindi questo, proprio per questo stiamo creando rinforzando questa connessione. Ma lo sforzo c'è,
Anche perché vivere o muoversi senza sforzo non è possibile, ma il modo in cui organizziamo questo sforzo fa la differenza. Quindi noi dobbiamo una distribuzione dello sforzo, una distribuzione del lavoro che viene percepita come assenza di sforzo. Questo è un concetto estremamente importante, perché ha a che fare con la modulazione, con una qualità quindi proprio di neurologica che dobbiamo in questo ambito, nell'ambito del Parkinson, mantenere sempre più molto molto attiva, molto presente, attiva, la dobbiamo allenare. Quindi stiamo allenando delle capacità, stiamo allenando delle qualità, stiamo allenando che hanno a che fare con il movimento, con il lavoro muscolare, con il lasciare andare, con la fiducia, con l'integrazione di tutto il corpo, l'integrazione di tutti questi sistemi. E questo, tutte queste cose che vengono fuori dalla vostra condivisione sono cose sulle quali prestare attenzione nelle azioni di tutti i giorni. La possibilità di trasferire questo apprendimento, questo è un apprendimento. E ciò che noi impariamo qui, che voi imparate qui, lo riportate all'azione tutti i giorni. Posso dire una cosa? L'unica cosa che mancava è la componente energetica con la natura, cioè facendo, beh, questa è una situazione di costrizione, però forse immergendoci con una musica un po' più rilassante, a parte la voce, insomma, aiuterebbe secondo me, per un fatto personale. No, guarda, questa è una grandissima questione, quella della musica o meno. Noi non usiamo la musica perché in qualche modo la musica distrae da voi. È un fluire diverso quello della musica. È un lasciare andare, quindi si segue un ritmo, si seguono degli altri canali. Probabilmente... Per favore, tu... diciamo a Emanuela che non può ciabattare in cucina. Emanuela, non puoi ciabattare in cucina. Ti riprendi. Spegni il microfono. Spegni il microfono. E non lo so come... Allora, te lo faccio io. Facciamo facilità... A pranzo. Manuela adesso può ciabattare in cucina. Tranquilla, vai. E la musica è una distrazione perché ci porta un pochino fuori da questo percorso, quindi non usiamo la musica. E si potrebbe usare, però credo che non sarebbe così. Si è svegliata mia figlia. Buongiorno. 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 Non prendere freddo, Marina. Adesso arrivo. Bella. E quindi non la utilizziamo, perché sì, ci porta in contatto con la natura, però anche questo contatto, io non ti vedo più, Vic, eccoti. Ti vedo. È un portare in un'altra direzione. Che è assolutamente legittima ed è bellissima, perché a volte mi viene voglia di usare la musica e qualche volta la suggerisco anche, musiche naturali, però hanno una finalità diversa in qualche modo. No, ma l'ha detto anche il mio maestro Leghi, cioè, insomma, però perlomeno a me personalmente mi porta in una dimensione più rilassata, cioè entro in un mood diverso e riesco a percepire forse di più la voce, non sentendola come un disturbo, ma come accompagno all'esercizio. Potresti provare a tenere, tanto noi non ti sentiamo, potresti provare ad accompagnare, se c'è una musica che ti favorisce in questo. Io non ho assolutamente nessuno. No, fluidi come sì, il fiume, sì, uccelli, sì, insomma, molto sì. Naturale. Insomma. Ma la puoi utilizzare? Io preferisco non utilizzarla perché non è un canale, come ti ripeto, che poi... Mi sembra di capire che è importante una cosa che funziona bene per te per portarti dentro. Quindi prova magari la prossima volta a utilizzarla con un auricolare, esatto. Quindi senti la mia voce e moduli la musica come preferisci. Quindi può essere un esperimento, insomma. No, ma l'esercizio ha avuto tutta la sua efficacia, perché ho liberato, insomma, e sentito dolori. Quindi quando ho sentito dolore vuol dire che sono andato a liberare alcuni punti della schiena, delle braccia, mi sento più rilassato, più sciolto e più energetico, insomma. Okay. Anche perché soffro di lombocialgia, quindi c'è bisogno. Bene, ti ringrazio.
Andrea, che dici? Volevo solo aggiungere una cosa, poi ti lasciamo a partire all'inizio della giornata. Volevo dire intanto che adesso prendiamo il tuo numero e c'è il tuo indirizzo e ti manderemo i commenti così. Sì, grazie. Ok. E poi aspettiamo anche le istruzioni che distribuiamo a tutti in modo tale che sappiamo meglio come metterci la volta prossima, insomma. Perfetto. Io volevo solo aggiungere una cosa che riguarda un altro problema che sono le contratture. Allora, io ho trovato che questo lavoro, diciamo, di integrazione fra le varie parti del corpo, questo non trovarsi a compartimenti, perché per esempio le spalle, no? E sono proprio completamente bloccato, mi blocca tutto il corpo, diciamo, nonostante sia qui. Nel momento che abbiamo fatto questo lavoro stamattina, mi sono reso conto di come anche altre parti del corpo contribuissero, diciamo, a rilassare le spalle, cioè il bacino, le gambe, cioè si muoveva tutto quanto, che il collo per esempio. E quindi a un certo punto, dall'inizio alla fine, c'è stata questa grossa differenza che mi muovevo integralmente, se posso usare questa espressione. È perfetto, è assolutamente il modo giusto. E questo approccio, questa cosa integrale, cioè di rendermi conto, diciamo, di come si muovono le altre parti del corpo, mi permetteva di rilassarmi, cioè questo rilassamento anche di cui parlava Luca, è come dire, è un rilassamento attivo, non è... Esatto, non è passivo, è un rilassamento attivo. Cioè, lo possiamo attivamente raggiungere, diciamo, nel momento, no, che sentiamo il corpo muoversi. Questa è una... Esatto. È sempre la qualità dell'attenzione, l'integrazione delle parti. Feldenkrais queste lezioni si chiamano consapevolezza attraverso il movimento, sì. Le lezioni di gruppo che stiamo facendo noi. La modalità invece individuale che lui ha creato, che è una manipolazione leggera, quindi un lavoro uno a uno, la persona è, diciamo, sul lettino, è passiva ed è l'insegnante a muoverlo, si chiama integrazione funzionale. Proprio questo, cioè lui l'ha proprio dato, l'ha proprio utilizzato come nome al suo processo, un'integrazione nella funzione, nella funzionalità, nell'azione. Tutto questo rilassamento è finalizzato ad agire in maniera più efficiente. Quindi Feldenkrais non amava la parola rilassamento, perché rilassamento indica questo abbandono passivo, cioè sì. No, è un rilassamento attivo, come tu l'hai giustamente sottolineato. È una novità questa qua per me. Proprio... Questa è una cosa molto importante, perché veramente è ciò che è quello che è questo dialogo con il cervello e con il sistema nervoso che questo metodo ha veramente ci dà questa possibilità unica di accesso a questo dialogo continuo. E sono contenta, per concludere, e poi dobbiamo andare tutti, di vedere come di trovarvi così pronti e sensibili a questo discorso. Molto, che insomma è una cosa molto, vi faccio i miei complimenti, perché veramente siete dentro questo discorso. E quindi avremo modo di, spero anche di, avremo modo di andare avanti approfondendo le cose, e soprattutto mi trovo ad avere un canale facilitato, perché la strada del dialogo è totalmente aperta, quindi non siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Questo facilita l'apprendimento. Bene, io vi saluto per oggi e ci vediamo settimana prossima. Grazie a voi. Grazie. Scrivetemi, fate i compiti, va bene? Un abbraccio, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Ciao a tutti.